1-0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Dovete sapere che uno dei protagonisti di quell'evento storico, di quella missione che ha unito l'umanità, è stato un figlio di Terrasini, Filippo Pagano, un ragazzo che dopo il diploma di ragioniere si è arruolato nella polizia, poi non potendosi sposare prima dei 28 anni, vestendo la divisa, allora vigeva questa regola per i poliziotti, lascia tutto, saluta a malincuore la sua famiglia e parte per Detroit, dove la moglie aveva dei parenti. Da lì inizia la scalata, prima un impiego alla Chrysler, poi presso una compagnia che si occupa di elettronica. Lui decide di iscriversi al college. Di giorno lavora e di notte studia, fino alla laurea in ingegneria elettronica. Era bravo Filippo, l'elettronica era la sua passione, tanto si è distinto tra gli universitari che la NASA lo ha assunto. Così la sua vita è diventata una scalata vertiginosa, fino a che è diventato uno dei progettisti della navicella spaziale Apollo 11, il primo mezzo terrestre ad approdare sulla Luna. Pensate che Filippo Pagano ha istruito i tre astronauti che pilotarono l'Apollo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. Quel 20 luglio del 1969 è rimasto nella mente di tutti coloro i quali hanno avuto la fortuna di viverlo e di emozionarsi attaccati alla TV in bianco e nero. Ma se l'uomo per la prima volta ha toccato la Luna, il merito è stato anche di Filippo Pagano. Ha avuto tre figli e si è stabilito negli Stati Uniti, ma non ha mai dimenticato Terrasini, dove tornava ogni volta che poteva. In una delle sue estati siciliane, Filippo fu intervistato da Lucio Luca, giornalista di Repubblica, che restò colpito dal fascino e soprattutto dalla modestia di quell'uomo che Lucio raccontò poi in un libro tra i grandi siciliani d'America. Sì, è l'impressione di una persona assolutamente umile, quasi stupito del fatto che ci fosse qualcuno interessato alla sua storia. Io quando ho saputo che cosa aveva fatto l'ingegnere Pagano, avevo praticamente finito di scrivere il mio libro dall'altra parte della Luna, che raccontava le storie di siciliani che in America avevano fatto cose importanti. Appena ho saputo che c'era l'ingegnere Pagano qui a Terrasini, sono immediatamente venuto a raccogliere la sua storia, perché mi sembrava incredibile. Io non ne sapevo nulla, che un uomo di Terrasini, partito da Terrasini tantissimi anni fa, senza nemmeno avere una laurea, lui faceva il poliziotto, era andato negli Stati Uniti d'America, aveva preso due lauree ed era diventato uno degli uomini più importanti nell'ambito di quella spedizione dell'Apollo 11 che portò per la prima volta l'uomo sulla Luna. Mi sembrava una storia incredibile, tuttora ogni tanto quando ci penso dico è pazzesco, ed è pazzesco, però è vero, tanto che il nome dell'ingegnere Pagano, assieme a quello di tutti i componenti di quella spedizione, è contenuto in una targa che è issata sulla Luna. Il fatto che ci fosse un siciliano così importante, e magari pochissimi conoscessero la sua storia, pochi anche qui a Terrasini, mi era sembrata incredibile, quindi sono venuto, l'ho conosciuto, l'impressione di una persona che era stupito del fatto che io fossi interessato a una storia così, così bella. Ieri sera in sala consiliare Paolo Pagano, fratello di Filippo, ha consegnato al sindaco di Terrasini una targa con una moneta realizzata da metalli tratti dalla navicella spaziale Apollo 11. Adesso non c'è più Filippo Pagano. Aveva 88 anni lo scorso agosto quando ha raggiunto la sua amata moglie. Forse è più vicino alla Luna. Ma Terrasini, nell'anno della sua scomparsa, lo ha celebrato come merita, con un albero di Natale al centro della piazza che ricorda che Terrasini è il paese di Filippo Pagano, l'uomo che ha conquistato la Luna. You're looking great. Coming up 9 minutes. We're now in the approach phase. Everything looking good. Altitude 4200. Houston, you're a go for landing. Over. 40 feet down, 2.5. Picking up some dust. 30 feet, 2.5 down.